Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti in questo video da Frank. Allora, scusate la pausa perché sto seguendo gli ottavi di finale dei campionati mondiali Under 20 tra Italia e Polonia. Mancano circa 3 minuti alla fine della partita. L'Italia è in vantaggio per 1-0, scusate. L'Italia deve provare a contenere. E mancano 2 minuti più recupero alla fine. Parte finale. Seguo live questi ultimi minuti che potrebbero portare l'Italia ai quarti di finale dei mondiali di categoria. Ho seguito il secondo tempo, il primo purtroppo non c'ero perché era al lavoro. Il secondo tempo in cui l'Italia ha cercato di gestire il vantaggio soffrendo molto. E pochi minuti fa Pinamonti aveva avuto sui piedi la palla del 2-0 per chiudere il discorso, sprecata a tu per tu con il portiere, ha provato un lob, non è riuscito. Adesso l'Italia, grande azione di contropiede, bella azione sulla sinistra, prova a recuperare Pinamonti lungo. La rimessa è passata per la Polonia. Dunque è passato un altro mezzo minuto e manca adesso un minuto e mezzo più recupero. Molto bravo nel fermare l'Italia, stringe i denti per portare a casa questo risultato importantissimo che proietterebbe gli azzurri under 20 di approdare ai quarti di finale, dove incontrerà la vincente tra Argentina e Mali. Quindi probabilmente con molta probabilità ci riprova la Polonia, sarebbe l'Argentina destra, la sfida ante quarti di finale. Però la Polonia ci prova ancora, manca un minuto più recupero alla fine. Viene recuperato negli ultimi istanti di gara. Vediamo un po' la cronaca, arriva ancora di Slish su Rai Sport, un calcio, tentativo di cross, palla che è rimasta Polonia. Lì speriamo, forza, in attacco la Polonia, manca pochissimo, fallo è stato fischiato il fallo mentre dell'Italia. Siamo praticamente in gioco il fallo a 30 secondi dalla fine del palla in mezzo. Tempo regolamentare, vedremo quanto recupero assegnerà il direttore di gara spagnolo Jesús Gil Manzano. C'è da soffrire qui, c'è il calcio di punizione per la Polonia. Si soffre con uno stadio praticamente tutto dietro, a supporto, come vediamo anche da questa immagine. Pronto Pacuk, tutto il pubblico ovviamente da parte della squadra di casa. Lui, pallone che passa pericolosamente, l'azione della Polonia, 3 minuti di recupero nel frattempo, altro fallo, 3 minuti di recupero e ammonito qui Alberico. Alberico ammonito, come avete sentito in il fallo di Alberico su Skoras. Dai ragazzi, dai, ancora un calcio di punizione, ancora sofferenza. Peccato per quell'azione di Pinamonti, poteva chiudere il discorso e portare gli azzurri sul 2-0. Il pubblico di casa spinge la propria squadra. Basta lasciare l'audio di fondo per farvi capire l'ambiente che c'è qui al Gdynia Stadium. Sta per battere la Polonia. Questo un minuto già di recupero che se n'è andato, sale anche Majewski praticamente a centrocampo, il portiere polacco. Va Zilla, il pallone sul secondo palo, colpo di testa, palla fuori, rimessa dal fondo per l'Italia. E l'Italia pur respirare a meno di 2 minuti dalla fine. L'arbitro sta invitando Plizzari a rimettere velocemente tutti i secondi a disposizione per far passare questi minuti. Naturalmente in piedi Maghiera a guardare questi secondi finali. Capone non riesce a prendere il pallone. Pinamonti, colpo di testa. Ancora la poi in c'è Bellanova che è bravo qui nell'anticipo. Buona. Ancora Nova, Polonia che Polonia viene avanti. Avrà ultimi momenti per la nazionale di casa, il rilancio, ultimi momenti per provare un minuto alla fine. Cross lungo, il cross del Prato, colpo di testa, Zilla, Zilla non trova lo spazio per il tiro, poi buona si allontana
con un pallone che resta lì. Frattesi è bravo ad evitare Frattesi. Il calcio d'angolo e poi il rinvio. 45 secondi alla fine anche del recupero. C'è una deviazione, colpo di testa ancora. Di Ranieri è vicina l'Italia, è vicina. 30 secondi ancora ragazzi, 30 secondi. Comunque un risultato importante, 30 secondi alla fine, 30. Altro il pallone cross in mezzo, di rigore, colpo di testa. Attenzione, di Pinamonti. Bene l'Italia in fase ancora difensiva. Ancora Polonia in destra, secondi. Attenzione qui lo spazio, il cross con il lamento, Pizzari si lamenta, i giocatori della Polonia. Pericolo, Pizzari pericolo. Ancora determinante. C'è un, sono delle, si continua a giocare proteste con per un l'arbitro contatto in area di rigore. Starà facendo anche un check con il VAR. Ma, è pare. Finito anche il terzo minuto di recupero. Finisce in questo momento l'Italia quarti di finale. L'arbitro spagnolo dei mondiali L'Italia under 20. Quarti di finale. Sofferenza, ma molto compatta in fase difensiva all'Italia. Benissimo, i polacchi benissimo. Tutti vicino al direttore di gara. Molto, aspettiamo di capire con l'Italia che dai, è dai, tutta azzurri, in mezzo dai. Al campo. Ci sono ancora proteste però per un ai quarti per di finale l'Italia fine, in area di rigore dell'Italia. L'arbitro spagnolo che è rimasto fermo. E dunque finale con suspense. Sembrerebbe confermata questa vittoria azzurra. Italia ai quarti di finale che si abbraccia forza. In mezzo al campo, che risultato per la nostra nazionale, partita fuori, tra mille difficoltà, padrona, ma che è riuscita a passare anche gli ottavi e bene, incontrerà azzurri, la bene. Vincente di Argentina-Mali il 7 giugno a Tiki alle 18.30, ci sarà il quarto di finale. Davvero solo complimenti per gli azzurri, è stato un secondo tempo di grandissima sofferenza, ma Plizzari ha chiuso la porta con tutta la sua qualità. È bellissima questa immagine azzurra, tutti abbracciati con Nicolato al centro. È questa l'immagine di questo gruppo dell'Italia Under 20 che adesso sta festeggiando, sta saltando. Festeggio meritatamente. Vediamo se arriva qualcuno al microfono per sentire le parole. Una vittoria bellissima, che ancora una volta ha visto dei momenti molto molto difficili, come era già successo con l'Ecuador, come era già successo con il Giappone, ma se riesce comunque alla fine a portare a casa il risultato, evidentemente c'è un merito evidente da parte della nostra nazionale. Bene, bene. Bene, gli applausi del Gdynia Stadium per i polacchi che sono al centro del campo, ci hanno provato fino all'ultimo, bisogna dire che hanno trovato sulla propria strada un portiere, ancora il portiere d'Italia protagonista, è sta facendo un grandissimo mondiale, bravissimo, grandissimo sempre. Sentiamo Nicolato, ecco qua l'allenatore dell'Italia. Intervista al CT dell'Italia del 20, ma l'audio non arriva. Il torto è quello di non avere chiuso la partita perché stavamo giocando molto bene. Poi giustamente le partite qui sono tutte molto equilibrate, quindi negli ultimi 20 minuti almeno abbiamo sofferto questa fisicità e un po' di stanchezza, però sono molto soddisfatto perché i ragazzi dimostrano ogni giorno in più di esserci. E martedì ci sarà la partita tra Argentina e Mali che ci darà, diciamo, l'avversaria dei quarti di finale, che ricordiamo si giocherà il 7 a Tiki. Cosa? Ma in questo momento, guarda, sinceramente non abbiamo questo tipo di pensieri, abbiamo affrontato ogni giorno una partita diversa, ogni situazione diversa. Adesso ci divertiamo a proseguire questo cammino, arrivare ai quarti di finale è tanta roba per una squadra come la nostra, e vedremo quello che succederà. Ok, quindi anche Nicolò dai microfoni, abbiamo sentito qualche battuta
dell'intervista, quindi molto bene, ancora in lacrime i giocatori della Polonia. Purtroppo l'Italia va ai quarti di finale, il 7 giugno affronterà la vicenda tra Mali e Argentina. Quindi complimenti agli azzurrini Under 20, un abbraccio a tutti e ai prossimi video da Frank. Ciao a tutti.